Serial Gamer con la novità di oggi. Perché la novità di oggi? Perché questo gioco esce in questo momento. Ne l'abbiamo avuto in anteprima, abbiamo fatto la recensione che al momento è sul sito da ieri pomeriggio. E si tratta di Numanzia, come potete vedere, ambientazione tipicamente romana, guerre numantine per la precisione, quindi siamo nel secondo secolo avanti Cristo, un bel po' di tempo indietro, siamo circa 2000 anni, anche un po' di più, 2200 anni nel passato. Cosa succede in Spagna in quel momento? Roma decide di affermare il suo dominio sul territorio ispanico, però questo cosa comporta? Comporta una serie di conflitti quasi senza fine, perché sono durati la bellezza di quasi 30 anni. Il che significa che fare un gioco sulle guerre numantine vuol dire avere 30 anni di storia a disposizione con tutti i pro e i contro. Il fattore è che questo gioco ne ha molti di pro. Iniziamo dal primo: la gestione dell'accampamento. Io posso avanzare all'interno della storia muovendomi a mio piacimento tra accampamento oppure. Adesso ci sarà un caricamento enorme, ma l'importante è farvelo notare. Ok, oppure dentro tutto il territorio ispanico, in modo da poter analizzare tutto ciò che ne consegue, ovvero la disposizione delle varie cittadine, quali cittadine io ho conquistato, quali non ho ancora conquistato. E di conseguenza avere una panoramica generale di quella che è, il mio avanzamento in battaglia. Al momento ho conquistato solo due territori e ho altri eventi da dover fare, ma al momento ne ho solo nell'accampamento principale. Andiamo a vedere, magari qualcosina di carino ne esce. Ecco, questo è un evento battaglia. Gli eventi battaglia possono, come non possono, dipende dalle scelte del giocatore. Altro punto a favore di Numanzia. Portare una battaglia. Vediamo un attimino cosa ci dice qui. Una pattuglia non è tornata dalla ronda fuori dall'accampamento. Considerando il temporale, è probabile che siano rimasti isolati nella neve. Abbiamo bisogno fino all'ultimo uomo per resistere, ma se andiamo in loro soccorso ci potrebbero costare due pattuglie invece di una, dice Asellio. Cosa vuoi fare? Per una truppa non so se ne vale tanto la pena, siamo strapieni di eserciti, di vari manipoli per formare il nostro esercito. Direi che possiamo anche aspettare. Ecco, puntualmente la pattuglia non ritorna e il console e i suoi centurioni presumono siano morti là fuori. Il morale degli uomini si scretola a causa della fame e del freddo. Molti legionari, tra cui Esilio e Nerva, cominciano a diffidare della direzione che sta prendendo questa campagna. Perfetto, ho fatto la decisione peggiore tra le due, ma è una delle tante decisioni cruciali che bisogna fare. Alle volte sono de decisioni in cui si deve scegliere il meno peggio. Volendo, affrontando la battaglia, avremmo potuto riportare risultati peggiori per salvare solo un manipolo di legionari. Vediamo un attimino come procede. Meno 25% di morale. Perché il morale è abbastanza un punto cruciale. Il morale concede determinati bonus e malus a seconda del proprio valore, appunto. Ha tutte le caratteristiche da utilizzare in battaglia, quindi non è proprio una cosa da poco. Peccato. Andiamo a vedere. La missione diplomatica. Gli eserciti di Roma combattono già da diversi decenni in Spagna interiore, lottando contro i popoli di Celtiberia. Alcune truppe vengono sostituite tornando a casa, ma ci sono molti combattenti che hanno trascorso diversi anni in campagna. Nel corso del tempo, alcuni aspetti della società indigena cominciano a permeare i soldati. Amuleti, riti e superstizioni minori passano da ausiliari a regolari. Alcuni ufficiali hanno già indicato la loro insoddisfazione per la situazione. Il console deve decidere le due possibili soluzioni. Tieni nota che questa decisione avrà ripercussioni in futuro, come la maggior parte delle cose, però vediamo. Allora, o siamo sincretici, o no, neghiamo la collaborazione. Sincretisti, Beh, permettiamo la collaborazione. Facciamo diventare Roma cosmopolita. Il console consente ad entrambe le comunità romana e celtiberica che si nutrano e beneficino mutuamente sia economicamente
e nella regione. Questo è un po' un errore di traduzione, forse. Può essere utile per il futuro quando Roma conquisterà tutta la penisola. Bene. Perfetto. Andiamo a vedere un altro evento di trama. E non era qua. Ho sbagliato io. Mi confonde sempre. E là, là, ecco, appunto. Intanto salviamo, che non si sa mai. Perfetto. Allora. Asilio desidera inviare una lettera ai suoi. Purtroppo non sa né leggere né scrivere. C'è un vicino nel mio paese che potrebbe leggerla alla mia famiglia. Quel che è scritto così mi urta un po', però vabbè, non importa. Addirittura non sanno se sono ancora vivo. Nerva, tu sei nato con la camicia, vero? Ah sì, Corvino è lo stronzo dei tre. È quello a destra. Sicuramente alcuni dei consoli con i quali ti piace tanto relazionarti ti insegnarono a scrivere. Per fortuna alcuni di noi non so. Sanno chi sono i nostri genitori. Mi pare di mi insegna a leggere e scrivere. Lo farei con piacere, Aselia. Cosa vuoi che scriva Nerva? Vabbè, di sicuro non domando a quello stronzo di Corvino, cioè. Mando di sicuro ad Aselio, almeno quello. Digli che sto bene, sano e salvo, e che tornerò presto. Con denaro per comprare una barca al padre. Di loro che mi mancano. Nerva scrive una lettera emotiva alla famiglia di Aselio che legge ad alta voce per i suoi compagni. Asilio, sì. Aselio, emozionato dal ricordo della sua famiglia, inizia a raccontare com'è la vita del suo villaggio, pescando con suo padre e litigando con i suoi fratelli. Tre soldati condividono storie della loro vita attorno al fuoco con al lato una brocca di vino. Beh, carino. Ok, questi sono eventi che sostanzialmente, ecco, possono incidere anche a loro modo sul morale delle truppe, soprattutto perché quei tre sono gli eroi della campagna, sono tre sopravvissuti alla battaglia principale e che accompagnano tutte le truppe in battaglia. Prima di fare questa battaglia che è alla Coroncina, quindi passeremmo al prossimo capitolo, vediamo come siamo messi a truppe. Allora, quasi quasi comprerei qualcosina. Andiamo alle baracche, va. Compriamo qualcosa. Vediamo un attimino. Ok, qua possiamo comprare le nostre fanterie, la nostra fanteria, la cavalleria, le truppe, i frombolieri qua, ad esempio. Io direi. Possiamo prendere. Abbiamo ancora un po' di cibo. Questi frombolieri. E volevo prendere degli arcieri a cavallo. Che sembra una cavolata, ma quegli arcieri a cavallo tipo inumidi, ecco. Perfetto. Così almeno li piazziamo subito nell'esercito. Possiamo partire per finire la campagna. Allora. Questi li ho piazzati. Sì, li ho piazzati. Metto anche loro. E basta, perfetto. Il dubbio, salviamo perché dovesse. Ok, andare male qualcosa, almeno abbiamo la partita salvata. Al mercato non andrei in questo momento perché ho 47 denari, non mi serve nulla. Facciamo così. Ok, ah, perfetto, ci attaccano. Hanno deciso che ci hanno visto in un momento durante l'inverno particolarmente buio per la nostra campagna e hanno pensato che fosse la cosa migliore dello militare attaccarci. Beh, è un'ottima strategia in effetti, vedremo un attimino come procede. Io sono al massimo delle mie truppe in questo momento. Adesso che entriamo nella fase di combattimento delle battaglie, quindi vi do una panoramica generale su come si affrontano i combattimenti in Numanzia. Oddio, è una prospettiva molto simile a chi ha giocato ai due titoli Expeditions. E allora, vediamo un attimino. Iniziamo.
Ah, piazzare. Oh, lo scorpione è piazzato bene. Lo metterei qua, più centrale forse. Dove sono tutti? Allora, qua c'è una caterba di nemici. Sono tantissimi, cacchio. 2, 4, 6, 8, 10, 11 unità. Siamo in vantaggio numerico per ora. Dobbiamo sfruttare bene i fiancheggiamenti, tutto ciò che ne consegue. Allora, loro tirano. Venite a me. Allora, loro tirano. Possono rimanere qua. Lo scorpione tira, può rimanere qui. Lo metterei solo un po' più centrale, nel caso la battaglia si dovesse spostare verso il centro, cosa molto probabile. Questi sono i numidi, possono tirare anche loro, li piazzerei qui in ogni caso. Allora, poi ci sono, penso siano Asello e Corvino, esatto, perché Nerva è a cavallo, li metterei qui, perché tanto loro qui sono bloccati, non possono accerchiarci, almeno abbiamo modo di farlo noi di là. Ok, qua la situazione è un po' in merda invece. Per quale motivo? Perché loro ci possono attaccare da due lati e noi dobbiamo distribuire quattro truppe su due fronti. Oddio, è vero che poi possiamo intervenire da tutti e due i lati, ma è un rischio enorme. Vabbè, allora abbiamo la cavalleria intanto, quindi un attimino la piazziamo qui. Proteggiamo un po' Nerva almeno. Loro tirano. Quindi direi che li possiamo tranquillamente piazzare qui. Anzi, facciamo così. Sì. Sì, così. Ok. Andiamo a distribuire le nostre truppe qui. Allora, di sicuro in prima linea ci mettiamo gli elefanti, che arrivavano, e tramite evento speciale sono arrivati dall'Africa, fortunatamente, perché allora, i principi sono di seconda linea, mi servono gli astati di prima linea. E infatti, eccoli qui. Allora, i frombolieri sono lì, perfetto. Io direi che brutto campo di battaglia, peraltro. Possiamo iniziare. Speriamo vada tutto bene, va? Ecco, allora, tocca ai frombolieri che chiaramente mi cartellano e mi hanno cartellato abbastanza bene. Ok, poi anche i cavalieri numidi, che in realtà non sono i numidi, sono i frombolieri a cavallo per loro. Minchia, quanti tirano. Ok, a chi tocca? Tocca ai miei cavalieri. Allora, volendo loro possono già attaccare in effetti. E direi che tra tutte le cose forse è la cosa migliore. Allora, chi di loro spara? Allora, in realtà nessuno di loro ha più movimento la cavalleria. Direi che di sparare la cavalleria in questo momento. Ok, gli ho inflitto poco, ma quantomeno gli ho inflitto. Aia. Aia, però gli astati sono resistenti, vediamo dopo cosa comporterà. È molto simile, come dicevo, agli Expedition, per certi versi molto blandamente a quello che è Civilization, molto blandamente continuo a sostenere questa cosa, che Civilization punta su altre cose. Stanno massacrando con le truppe. Beh, più o meno, adesso vediamo. Lì ci sono gli arcieri, sono un problemone. Questa cavalleria è più inutile di non so che cosa. Ok, tocca a noi. Allora, con lo scorpione non posso sparare a loro perché sono troppo vicini, ma a questo punto direi che la situazione è un po' critica anche qui. Però anche noi non è che siamo messi benissimo.
Sparerei all'eroe, vediamo un attimino. Gli eroi è meglio farli fuori subito. Gli infliggo 60 di danno, almeno quello. Allora, tocca a loro. Loro sparano, al posto di farli entrare in corpo a corpo, io farei una cosa del genere. Farei spostare qua. Farei rivolgere verso gli altri, così almeno non hanno svantaggi. E li faccio sparare. Perfetto. Allora. Però qua rischio di essere accerchiato io, ma in ogni caso rischio di essere accerchiato io. Va bene, me la gioco così. Affrontandoli da dietro hanno degli svantaggi molto grandi. Infatti gli ho fatto 70 di danno. Circa non il doppio, ma almeno un terzo in più. Ok. Aia, fanno male questi. Però vabbè, adesso li accerchio io, se riesco. Allora, prima di tutto, no. Cerchiamo la cavalleria. Gli eroi sono molto più potenti di quello che potrebbero sembrare, appunto, perché lo sto mandando da solo contro la cavalleria. Ma appunto, vedete, infligge 58, gli altri lo sentono, a loro vengono inflitti 15, come se non lo sentissero neanche. Allora, qui purtroppo non posso cercare nulla, gli elefanti non si stanno muovendo perché sono circondati, non puoi passare sulle truppe amiche, né tantomeno su quelle nemiche, non è come in D&D a livello di sorpassare le truppe amiche. Dungeons & Dragons si può fare una cosa del genere. Aia, va bene, lo stanno andando di là, vediamo un attimino. Allora, io ho sempre lo scorpione, strano giro di iniziativa, ma vabbè. Allora, dato che qui la situazione si sta complicando per i nostri cavalieri, sparerei a loro, ai devoti. Ecco che adesso, ecco, 180 perché li ho presi pure le spalle. Perfetto, supera i 180, ho pure ottenuto un trofeo. Qua sono già sul retro, sulle retrovie. Gli infliggo un po' di danno. Ok, perfetto. Allora, qua ho gli astati che però sono in una situazione un po' di merda. Se si muovono gli fiancheggiano, forse la situazione migliore perché non potevano muoversi fin lì, ma almeno fiancheggiare dà dei vantaggi. Non enormi. Questi li perderò di sicuro, ma almeno fa che facciano il loro. Ma infatti sono scarsissimi contro la cavalleria. Purtroppo non ho potuto fare altro. Allora, qua è un po' un casino con Corvino. No, in realtà posso passare di qua. Fiancheggio Asellio, così. Infatti ho il simbolo del fiancheggiare. Ok. E dovremo sconfiggere la cavalleria il prossimo giro. Forse adesso, perfetto. E Asellio potrebbe anche migliorare le proprie caratteristiche a fine battaglia. Vediamo un attimino. Questi tirano. Direi di tirare direttamente a loro. Perfetto. Allora, gli astati, direi, li accerchiamo. E pam. Ok, vediamo quanto li facciamo. Spero tantissimo di danno. Sì, e loro non me l'hanno fatto perché gli astati da dietro sono veramente micidiali. I principi, che loro li facciamo accerchiare solo. Ok. Noi potremmo essere attaccati dalle spalle, però il rischio era immenso. Per tante altre cose. Allora, noi andiamo qua e attacchiamo alle spalle i devoti. Perfetto. Anche Nerva potrebbe livellare. Allora, direi di attaccare loro. Altrimenti i nostri stati lì sarebbero del tutto inutili. Ma del tutto inutili. Appunto, cosa dicevo? Non sono ancora morti, ma qualcosa di molto simile. Ecco, adesso sono morti.
Ok, i nostri frombolieri dovranno allontanarsi un bel po', altrimenti rischiano la morte, ma proprio malissimo. Altra cosa che è diversa dal D&D ed è simile invece a tutti gli altri giochi strategici a turni ad esagoni è appunto la possibilità di non ricevere attacchi di opportunità quando si fanno queste manovre. Io sto cerchiando, passando nelle caselle accanto alla cavalleria, ma non succede nulla. Ok, purtroppo tocca. Ecco. Vabbè, qualche truppa lo davo già per scontato che morisse, non era. Era impossibile. Quell'eroe continua a lanciarmi sassi contro i miei frombolieri perché non vedo alternativa. Se non che siano sassi. Vabbè, chiaramente, anche se avesse una fionda o simili. Una frombola anche. Ah, puntano direttamente l'eroe. Va bene. Se sono prese. Caspita. Ok, quei cavalieri hanno deciso di suicidarsi, ma era l'unica cosa, erano accerchiati. Potevano anche provare a resistere un altro po', ma era assai improbabile. Allora, io direi che l'eroe se la può cavare. Ho un eroe di spalle che dà le spalle al nostro scorpione. Gli sparerei subito, sinceramente. Faccio 120 di danno a un eroe, non è affatto male. Ok. Sparerei anche così. Ottimo. Allora, qui la situazione è un po' brutta. Che sono circondato dai cavalieri nemici. Piuttosto faccio così e fiancheggio Nerva e attacco l'altra cavalleria. Ok, è andata male per me, però era da tenere in conto questo. Oh, che bello, io sono già dietro le linee nemiche. Ok, gli elefanti li muoverei in questa direzione e darei come riscontro questo, esatto, così si. Eventualmente ci fiancheggiano, ma abbiamo i frombolieri e tutto. Va bene. Allora passiamo con gli elefanti. Mi ha fiancheggiato con un eroe, caspita. Ok. Allora con lo scorpione sparerei continuamente a quell'eroe che è sempre di spalle. E tanto lo scorpione purtroppo per forza di cose non lo posso utilizzare se non da fermo, cioè giustamente è una meccanica che ci sta, non posso spostarlo durante la battaglia, è un'arma d'assedio o comunque da battaglia pesante. Non. Allora volendo potrei far fuori quello, ma lo faccio fuori con i frombolieri, va. Attacco Leuco da dietro. Vediamo quanto li faccio. Ok, è mortalmente ferito, perfetto. Allora, con gli ausiliari non posso beccare nessuno, ma se faccio così, becco qualcuno. Vediamo un attimino, tanto non è che posso fare tante alternative. Muovo pian pianino con l'esercito da qua sopra. Ok, penso di no perché appunto no, non riesco ad attaccare nessuno, non mi si illumina nessuno di rosso. Troppo. Allora vediamo con gli astati di fare qualcosa. Ok, anche con loro vado di qua. Dovrei sprecare del morale, ma il morale degli astati è già basso. Non vorrei, per farli avanzare di una casella preferisco di no. Poi i principi, già con i principi lo potrei fare una cosa del genere, ma preferisco di. No, vabbè, li potrei già attaccare da dietro, sì, è un'ottima cosa. Utilizzo il molare e li attacco, perché spostarsi più del movimento richiede morale. Morale, ogni tanto si può fare, è una cosa che ci può anche stare. Allora, io qua sono un po' accerchiato. Farei così.
No, potrei anche direttamente fronteggiarlo e attaccarlo. Ok, così Leuco è morto. Che in realtà gli eroi non è che muoiono, vengono feriti, lo dicevano anche prima. Prima, nelle prime fasi di gioco, così. Questa cosa. Allora, mi metterei qui e sparerei loro. Con una bella frombola, l'unica frombola che mi è rimasta. Ok. Allora, con lo scorpione. Non posso sparare a questa cavalleria. Non posso sparare neanche a loro. Fammi vedere un attimino. Il raggio del... lo scorpione. Sì, in realtà. Perché non me lo segna? Perché di mezzo ci sono altre truppe. Non lo so. Ah no, perché... ma sono scemo io. Non è una mia truppa, giusto? Non è una truppa avversaria. Nerva. Sono scemo. Allora. Eh sì, sono tutte fuori portata. E purtroppo la cavalleria è dietro Nerva e devo avere la linea di tiro libera per tirare. Altrimenti non... con lo scorpione. È una delle peculiarità. Vabbè, con questo passo, con Asellio, finirei la cavalleria. No, ma se li ho già fatto. Sì. Sì. Fatto. E a questo punto mi spostare di uno di nuovo con i frambolieri. No, fatto. Hanno tutti fatto. Questi del mio ordine di iniziativa. Perfetto, fine turno. Era chiaro che succedesse prima o poi. Va bene. Mi ha tirato una scuzzina a nervo. A Nerva. Vediamo un attimo. Aia, mi ha fatto fuori. Ha così tanto tiro. La cavalleria sta cedendo. Devo muovermi. Fare... chi tirano i frombolieri? Ecco, la cavalleria ha ceduto. Nerva è un po' messo male, però. Dovrei tutelare un attimo. Infatti adesso lo piazzo dietro. Cerco di portare tutto il conflitto vicino allo scorpione, perché altrimenti... allora, vediamo un attimino. Qui non lo posso attaccare, perché... vabbè. Non importa, lui è troppo vicino. Allora, con lo scorpione niente. Con loro. C'è che fare così. Picciarmi così. E tirare a lui. Ok. A questo punto mi avvicinerei. No, è vero che quando tiri non ti puoi avvicinare. Ah, solo questi di iniziativa? Brutta questa cosa. Ok. Allora, a questo punto farei un po' di ritirata tattica, perché così sfruttiamo lo scorpione. Altrimenti rischiamo di morire malissimo. Nell'attesa che le truppe scendano anche da nord, dall'alto. E attiverei la sua abilità in cui sostanzialmente potenzia. Non mi ricordo, forse. Sì. Potenzia il morale delle truppe accanto, se non erro. Allora. Oh, finalmente tocca agli elefanti. Finalmente. Però gli elefanti sono distantissimi. E si muovono con una lentezza atroce, giustamente. Ok. Mettere così. Peccato mi sono capitati sopra gli elefanti. Devono capitarmi un po' più nel vivo. Gli elefanti fanno malissimo. Chiaramente, non lo metto in dubbio. Allora. Ok, secondo
Scorpione è inutilizzabile di nuovo, però. No, questa volta non c'è nessuno che mi intralcia per il tiro. Perfetto, perché l'altro è morto. Lo tirerei sulla cavalleria che dovrebbe morire a questo punto. Se. Esattamente, ho acquistato 20 di morale, così almeno. Allora, io continuo a sostenere. Tu ti piazzi qui. Posizioniamo. Allora, noi ritiriamoci un po'. Anche con te, Corvino. Siamo qui. Ok. Perfetto, ti piace qui. Con lo scudo innalzato, possibilmente la sua abilità aumenta la sua difesa. Perfetto. Allora. Sì, qui li riesco ad attaccare, attaccherei loro. Con i frombolieri. C'è questa truppina che mi sta stoppando qui. Ed è una truppa semplice. Allora io direi, sfrutto il morale, sì, per andargli alle spalle, va. Faccio del male così altrimenti non ne usciamo più, se no. Incredibile, sono resistentissimi. In ogni caso. Li affiancheggiamo almeno. Ok, aspetta, sono davvero forti. Allora, Nerva, tu stai proprio morendo. Ti dirò, hai il morale pure basso, quindi una cosa del genere non la posso fare. Vabbè, ti porto di qua. Rivolto verso su, perché altrimenti è un problemino abbastanza serio. Ok, allora, lo scorpione non può fare nulla. Ah, cioè, ho già fatto. Perfetto, finiamo il turno. I frombolieri, prima o poi vi arrivo in faccia, vi ammazzo tutti. Ok, la battaglia giustamente adesso si sta spostando verso l'alto. Non. Vabbè, coglierò eventualmente risalgo, ma non potevo rischiare di far morire l'erba in questo modo. Almeno adesso sono rivolti verso l'alto, li carico da dietro piuttosto. Speravo arrivassero verso lo scorpione, in modo da poterlo usare. Così lo scorpione è appunto del tutto inutile, perché il suo raggio è ampissimo. Ma se uno lo mette al fondo della mappa è un problema, io non lo posso usare. Allora, spostiamoci, va. In realtà hanno il morale abbastanza alto, potrei anche spostarli ulteriormente. Sai. Per evitare la morte lo farò. Utilizzerò un po' di morale, lo so che non è una delle scelte migliori. Ok, abbiamo fatto questo turno di iniziativa. Andiamo al prossimo. A questo punto avanziamo anche noi. Asellio non ha molta morale, quindi mi sa che me lo porto dietro così normalmente. Potenzio loro. No, potenzio se stesso almeno. Allora. Oh, gli elefanti. Allora, volendo li posso fiancheggiare con gli elefanti. E uccidere, che questi sono potentissimi, sembrano. Ok, però gli faccio una bella novantina di danni che, porca miseria, non fa male. Allora, te hai già fatto, gli elefanti hanno già fatto. Ok, fine turno. Ok, era comprensibile che mi volessero far fuori l'unità con meno punti, però danno le spalle agli elefanti. Lo scorpione è inutilissimo, incredibile tutto ciò. In questo momento è di un'inutilità pazzesca. Allora, vai Esilio. Hai morale bassa, non puoi fare nulla. Cioè, preferirei che tu lo mantenessi. Corvino. Idem, però aspetta, con Corvino e Nerva e potrei passare da dietro, sì, perché no? Da là, almeno. Ok. Loro non posso ancora beccarli così, allora io direi mi metto qui.
E dovrei riuscire a beccarli, appunto. Non li fiancheggio, non li prendo da dietro, ma rischiare di farmi prendere i frombolieri da... Ok. Da tante altre mazzate non era... No, allora, li fiancheggerebbero, va bene, li affronto frontalmente, non è la cosa migliore, però... È come... Mi sono ritrovato nella stessa situazione di prima della cavalleria avversaria. Non poteva fare nulla se non fare in quel modo. Sono ancora in piedi, non ci posso credere. Allora, così, così. Nerva sta subendo ferite gravi, ma se io non intervengo anche con gli eroi, rischio di farmi male. E tu non ti puoi muovere, non puoi fare nulla. Tu guadagni, perdi sempre il vigore. Vigore, sì. Puoi fare un cacchio di niente. Vediamo un attimino. Niente. Passiamo. Ah, che battaglia. Ecco, vabbè. Era chiaro che prima o poi quegli astati morissero, però. Mi ha seccato quello con un... Ecco, adesso giustamente loro stanno dicendo perché dobbiamo andare verso l'alto se ci stanno venendo incontro. Attacchiamoli. Fossero un po' più in qua, li potrei attaccare con lo scorpione, che è l'inutilità fatta a truppa in questo momento. Sì, uso il morale per forza. Voglio colpirli con la frombola, almeno quello. E non ce la faccio, incredibile. Che raggio brutto che hanno. E va bene. Passiamo. Tocca ad Asellio. Che a questo punto, boh, neanche lui in qua. Ok. Potenziati, bravissimo. Se dovessero mai attaccare o altro. Gli elefanti. Allora, fiancheggiano già loro. Un bel colpaccio non sarebbe male. Ottimo, ce l'abbiamo fatta. Quelle truppe devastanti, va bene. Andiamo avanti. Scorpione sempre di alta utilità in questo momento. Gli fiancheggerei. Sì, meglio così. Attacchi ai fianchi. Vabbè, recupereranno vigore poi le prossime volte. Se io qui perdo la battaglia è un po' un problema. Direi di fare così. Ok, da qui posso colpire i frombolieri, tipo. Perché la telecamera svirgola ogni tanto. 81, mica male. Sì, se li accerchio da questo lato, sono accerchiato io da tre lati. Faccio così. Tanto quella truppa è destinata a morire, quantomeno. Infatti, mamma mia quanto dolore che gli ha fatto. I principi sono scarsissimi, mai più prendere i principi, per favore. Sì, Nerva ha un movimento assurdo come la cavalleria. Devastante. Ok, perfetto. Lo scorpione è sempre utile. Perfetto, direi che questo è finito. Adesso abbiamo i tre eroi nelle retrovie. Che però, attenzione. Potrebbe essere un enorme vantaggio anche se Nerva rischia parecchio. Vabbè, mi colpiscono gli elefanti, contenti loro, contenti tutti. Scorpione sempre indispensabilissimo.
Allora, io attaccherei alle spalle l'eroe a questo punto. Chi è? Ambo. Terno e quaterno. Che brutta battuta, ma ci stava. Perdonatemi. Allora, già chiamare un eroe Ambo in effetti non è il top. Allora, vedete. Allora, Asellio sarebbe senza morale se fa questa cosa, ma... Sì, se faccio così, quanto danno gli faccio? Decisamente troppo. 51 contro i 9 che mi hanno fatto loro. Iniziano ad essere resistenti perché io sono senza vigore ed è una cosa che incide particolarmente, ma ho dovuto sacrificare qualcosa, non potevo rischiarmela così. Ok, fiancheggio. Mamma mia che dolore che gli ho fatto. Ok, il scorpione è sempre... Wow. Asellio, ti prego, falli fuori. Beh, hai fatto male, parecchio, ci sta. Anche con Corvino a questo punto. Con Nerva piuttosto lo faccio colpire dall'altro lato. Sì, direi proprio di sì. Sì, perché è rimasto solo Ambo. Perfetto, battaglia vinta quindi. Se invece vado qua, lo riesco a colpire, e allora vado qua e lo colpisco. Allora, perché la telecamera svirgola? Ok. Quanto gli ho fatto di male? Non mi interessa vedere loro. Sì, la telecamera è un po' ostica ogni tanto, ma... Ogni tanto, cioè, è questo che non capisco, sarà un glitch, qualcosa. Di per sé non mi ha dato problemi durante il periodo di recensione, senza... Non ho avuto davvero nessun tipo di problema, ma no, a questo punto posso... No, vabbè, altrimenti Corvino e Asellio sono inutili, vabbè, con Nerva passo qua, con tutta la calma di questo mondo. Tanto sei un po' nella cacca. Ok, tu hai fatto... Abbiamo fatto tutti, perfetto. Passo. Chiaramente mi colpisce i frombolieri. E beh, ormai non è che abbia molte alternative. Ho sempre lo scorpione. Ok. Va bene. Continuiamo a prenderci a frombolate a questo punto. Perfetto. È stata difficile. Perché? Tendenzialmente in molti altri scontri che ho fatto, le truppe erano o decisamente inferiori o così tante da non poter neanche combattere e doverti quasi subito ritirare. Non c'è la ritirata, ok? Ma mandare a morire le tue truppe è un po' brutto da dire, ma te ne rendevi conto fin da subito se sei con 8 truppe, l'altro ne ha 8, 5 truppe, l'altro ne ha 13, come ad esempio il tutorial, ma oddio, il tutorial è fatto per farti perdere. Perché la prima battaglia la perdono da tutti e due i punti di vista, mettiamola così, i romani perché vengono decimati, i celti iberici perché invece la perdono letteralmente quella battaglia, e di conseguenza è fatta apposta, però non è così raro, dopo scelte pessime di gestione, trovarsi contro eserciti potenti e tu senza nessuna truppa. Noi qui siamo stati fortunati ad aver avuto così tante truppe. Che altrimenti ne avessimo avute di meno. Ho fatto bene ad acquistare due truppe, ad esempio. Sarebbe stato devastante non avere gli astati e i frombolieri. Cioè, mi è morto quasi un eroe. Mi è rimasto solo le truppe speciali, in pratica. Sì. Quindi lo scorpione e l'elefante. Ok. Perché si è, il gioco si è un po' impallato. Sto premendo il tasto, giuro. Non gli va molto a genio premere il tasto in questo momento, mi sa. Allora, vediamo un attimino. Eh no, perché io non voglio rifare tutta la battaglia per questo motivo. Sarebbe quantomeno brutto.
Dovrei volevo salvare dopo, però ci sono piccoli problemi. Allora. No, dai. Perché? Mi fa vedere solo i risultati, ma nient'altro. No, vi prego. Non di nuovo la stessa battaglia, vi prego, no. Sto soffrendo dentro. Dentro di me sto urlando palesemente. No, dai, dai, non è possibile. E vabbè, è andata così. Si è frizzato nel momento sbagliato. Nettamente sbagliato. E dovremmo ricominciare. Se dovessimo mai ricominciare la battaglia, piuttosto la chiudiamo qui 10 minuti prima. Mi spiace dirlo, ma non ci sono tante altre modalità da farvi vedere in Numanzia, a parte appunto la campagna e la modalità multiplayer in locale. Essendo solo in questo momento sarebbe difficile farvi vedere una partita in multiplayer locale, ma è molto semplice a livello di meccaniche. Quelle che avete visto in battaglia, ripetute sostanzialmente da due giocatori. Adesso, qual è il problema? È che, non avendo salvato, io dovrei andare avanti nella campagna. Volevo andare avanti con voi, ma dovrei ricominciare da prima. Essendosi frizzato il gioco, io non so, spero in un autosalvataggio miracoloso. Che ci sono, oddio, però non sono sicuro che lo abbia fatto in questo momento, ma la speranza è l'ultima a morire. Ah. Continua, salvataggi automatici per favore. Ah, l'ultimo salvataggio automatico è delle 11:04. Perfetto, è esattamente quando abbiamo iniziato la battaglia, quindi, anzi, prima. L'inutilità di questo salvataggio. E vabbè. È andata così oggi, ma non preoccupatevi, non sarà la prima volta. Non è la prima volta, ma non sarà di sicuro l'ultima in cui lo porteremo. Di sicuro. Mi è dispiaciuto per questo inconveniente. Si è frizzato nel momento sbagliato e non ho potuto farvi vedere molto più di quella battaglia. Avrei voluto farvi vedere come si concludeva un capitolo. Le scelte l'accumulo di risorse che in questa occasione non abbiamo avuto modo di testare perché non ci sono stati eventi relativi a quello. Ma il raccoglimento di risorse è molto semplice, davvero fai anche lì delle scelte, il progresso tecnologico e quant'altro. Mi spiace, sarà per la prossima volta allora. Noi, con me come streamer, ci vedremo giovedì, venerdì, con non più con Numanzia, che molto probabilmente vi porterò comunque la prossima settimana, ma con l'Ombra della Guerra. Anche se Pido sta facendo la sua campagna, quindi sta mostrando le sue live, abbiamo deciso che comunque è carino, utile far vedere da più punti di vista quel gioco, perché è un gioco molto particolare. Voi, se avete seguito le live o se avete giocato il precedente capitolo o se state giocando all'Ombra della Guerra, lo sapete, in cui la personalizzazione dei nemici, del sistema dei nemici, del proprio personaggio incide molto. Il proprio personaggio incide molto a livelli bassi, a livelli alti non si sente molto, perché a livelli alti si è tutti delle macchine da guerra inarrestabili. Però a livelli bassi c'è molta differenziazione di stile di gioco. Vedremo quale sarà il mio tra 2 giorni. Allora, a presto. Continuate a seguirci su Serial Gamer.
La recensione di Numanze, ricordo, la trovate già sul sito. Buona giornata.